Michele, beh, io credo che con il bicchiere in mano sia proprio la situazione migliore possibile. Una serata realmente straordinaria e ti faccio i complimenti. Grazie, sì, una serata magica, piena di emozioni, piena di ritmo, piena di bellissime sensazioni e ovviamente a fine serata siamo tutti stanchi. E quindi un po' di vino bianco direi che è la soluzione migliore. Ci sta assolutamente. Ci sta. Poi con questa maglietta Festa dell'antica pizza cilentana. Ci sta. Una manifestazione, io veramente devo fare i complimenti agli organizzatori, a tutti i ragazzi che ci lavorano. La cosa straordinaria è che tutto il paese collabora, si muove affinché questa festa sia veramente un trionfo di sapori, di profumi, di tradizione. Ma anche di modernità, di proiezione nel futuro, che è quello che da quest'anno stiamo facendo insieme ovviamente a Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola. Stiamo proprio cercando di aprire questa manifestazione un po' più all'esterno e grazie anche al vostro supporto questo sarà sicuramente possibile. Beh, e correva l'anno 1984, concerto a Giungano, Michele Pecora, tanta gente in piazza. È un entusiasmo che abbiamo ritrovato anche questa sera, 38 anni dopo. È vero, questo è bellissimo perché sai, tornare dopo tanti anni hai magari anche la sensazione che insomma qualcuno possa apprezzare meno, possa condividere meno, invece tanti giovani che sono stati lì a cantare, a ballare e ti dirò che anche questo condividere i poeti alla fine scendendo giù dal palco e cantandola con loro, in mezzo a loro, ha creato veramente un momento bellissimo. Io credo che i poeti abbia comunque segnato un punto importante per la tua carriera, perché io ricordo perfettamente quella sera del gennaio del 2019, era Ora o Mai Più, era la finale, e io ricordo davvero la magia di quel momento e la magia di quell'esibizione. Sì, hai detto bene, la magia. È come se da quel momento in poi fosse veramente scesa nel cuore di tutti un'emozione straordinaria. I poeti è una canzone che arriva veramente all'anima delle persone. E per me è stato un motivo, ti dirò, di non di ripartenza, ma di consolidare un percorso che ho fatto ormai da 45 anni nella musica, vivendo per la musica in tutti i suoi aspetti, non soltanto come artista, ma come autore, come direttore d'orchestra. Ecco, i poeti ha segnato veramente il consolidamento di una carriera e questo mi ha ridato forza e energia per poter poi tornare a fare concerti con questo spirito, ecco. Beh, ma quello che colpisce comunque è proprio anche il tuo rapporto con la musica, anche il tuo rapporto proprio con quella che è l'idea della contaminazione. Tra l'altro appunto hai proposto Liberi, un tuo pezzo, tra l'altro in una versione estremamente particolare, estremamente contaminata, che tiene conto di quella che è l'importanza della tradizione. Sì, Liberi in effetti ci siamo accorti che sia per melodia che per armonia si prestava molto a una tamurriata e allora con i musicisti abbiamo deciso di fare questo tentativo, andare a contaminare un pezzo nato pop, ma questo dimostra una cosa, Simone, che la musica poi ha un'origine unica. Certo. Quindi nasce in ogni caso dal cuore, dal popolo, dalle sofferenze, dalle privazioni, dalla bellezza, dalla gioia, no? E vale per tutte le espressioni musicali. Quindi l'origine è unica, per cui tu riesci in qualche modo a creare delle contaminazioni che hanno un senso, che hanno una loro vita. Ma io credo che comunque in questa manifestazione, di quella quale appunto tu sei direttore artistico, ti abbia dato la possibilità di toccare con mano anche l'importanza comunque di essere cantautori. L'aneddoto è quello di lunedì sera, in una serata, purtroppo fu un'estate dalla pioggia, ci siamo però ritrovati con una chitarra attorno a un tavolo a cantare tutti e tu hai fatto emozionare una persona cantando una canzone, magari non tra le più famose del tuo repertorio. Sì, è vero, Vestita di Bianco, che è anche una canzone a cui io sono molto legato e ti dirò che è una delle mie canzoni più amate, che stasera non ho fatto, ma non ho fatto perché comunque lo spirito di questa festa ovviamente ha un suo percorso diverso, però è una delle mie canzoni più apprezzate negli anni e l'altra sera l'ho fatta perché c'era un ragazzo che mi ha confessato che lui l'ascolta praticamente tutti i giorni e
a differenza di quello che si può immaginare, questa canzone gli dà invece una forza, un'energia positiva. È incredibile, è il potere della musica, delle canzoni. Uno spettacolo come quello che hai proposto questa sera comunque è uno spettacolo dove comunque tu porti anche proprio il tuo amore per la musica e il tuo amore anche per un certo periodo, perché canti canzoni per esempio di Gianni Morandi piuttosto che di Umberto Tozzi, senza dimenticare Pino Daniele e anche appunto i pezzi tradizionali napoletani, e so che davvero è una delle tue passioni. Sì, assolutamente, tu pensi, io conosco la musica napoletana veramente benissimo, ricordo canzoni che ogni tanto mi tornano in mente, tra l'altro che conosco a memoria. E non lo so perché, mi ha sempre appassionato. Stasera ho riproposto una parte della storia della musica perché mi appartiene, ovviamente, perché è un periodo storico che io ho vissuto, e con Tony Esposito ricordavamo questo, ricordavamo la forza, la bellezza degli anni che noi abbiamo avuto la fortuna di vivere. E allora attraverso questo concerto vado a ripercorrere anche la mia maturazione, la mia crescita, che avviene anche con Un mondo d'amore di Morandi, anche con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, tra l'altro canzoni molto vicine alla musica d'autore. Sì. Senti, ma se oggi dovessi rincontrare quel ragazzo che quasi 50 anni fa partiva da Agropoli con tanti sogni nella valigia, quale consiglio gli daresti? Oggi gli direi di fare le stesse cose che ha fatto, di scrivere una canzone per la sua casa, per la sua terra, che è la canzone che ha segnato poi una svolta nella mia vita. Era strana una canzone dedicata a una casa. Sì. Quando la fece a Castrocaro, Ravera si emozionò, si commosse, perché ricordava un po' a tutti la propria infanzia, no? Le cose che lasciamo, inevitabilmente siamo qualche volta costretti a lasciare, ma che continuiamo a portare con noi e che fanno parte del nostro bagaglio, di quella valigia che ci portiamo in giro per il mondo. Senti, l'ultima domanda è legata proprio al Festival di Castrocaro. Quest'anno per la prima volta dopo tanti anni non ci sarà. È un peccato lasciare andare questa manifestazione che tanto ha dato alla musica italiana. Sì, è veramente un peccato, perché era una manifestazione importante. Castrocaro ha un albo d'oro che non ha neanche Sanremo. Io l'ho visto, io lo so, perché a parte che l'ho vinto, ma ho vissuto, e tra l'altro il mio affetto per Castrocaro è profondo, perché Castrocaro ha segnato i grandi cambiamenti della mia vita. Rivoglio la mia vita è nata da Castrocaro, il pezzo che scrissi per Barbara Cola, Tutto il bene del mondo, nato per Castrocaro, quindi è una sorta di legame magico. Ti voglio fare una confidenza, io ho provato anche a salvarlo, nel senso che mi sono non proposto, mi sono offerto di mettere a disposizione la mia esperienza, il mio mestiere, per cercare di rinnovare, di non far morire Castrocaro. Se non ci sono riuscito, onestamente, questo mi dispiace molto, ma non perché non ci sia riuscito io, perché Castrocaro non merita di morire, non merita di finire. Piccola grazie. Parentesi. Sono d'accordo assolutamente. Michele, grazie mille davvero. Grazie Simone. E grazie per questa bellissima manifestazione. Grazie a te. Un bacio a tutti.